Buon salve a tutti! Oggi andrò a reagire il primo episodio degli episodi animati legati al gioco che deve uscire, ovvero Sonic X Shadow Generation Dark Beginnings. È uscito appunto ieri, da noi ovviamente molto tardi, però comunque la data di uscita era ieri e oggi finalmente ho l'occasione di vedere il primo episodio. In totale sono 3 episodi, quindi questo è il primo. Gli altri episodi, se non sbaglio, usciranno il 3 ottobre e il 10, quindi più o meno 4-11 ottobre, almeno per me, per poter vedere. Quindi direi di iniziare, sono curiosa. Durano pochi minuti, però davvero non vedo l'ora perché l'animazione, da quel che ho visto, è una figata pazzesca, veramente. Partiamo. Ok, devo fare attenzione perché ci sono tanti luci e flash, ma non credo che siano ai livelli di quell'episodio censurato di Pokémon, quindi. Ok, il primo è Shadow e Maria. Ok, 50 anni fa. What's wrong? Nothing. Look. It's lights. It's the aurora borealis. You can only see them from certain latitudes down there, but up here we can see the whole. Wow. Oh no, perché sta male. Cucciola. Thank you. I just pushed it a little. That's all. The low gravity here only keeps your condition in remission. You should know better than to exert yourself. I know. You're right. But when it comes to the beauty of the Earth, I can't help myself. I can't wait for the day when we can finally return. I was created here. I don't know if there's a place for me on Earth. Professor Gerald made me the ultimate life form. I should be the key to all manner of medicines. Curing you. No, che belli che sono. You and Grandfather are doing your best. I'm just as happy to spend time with you here while you both research. Ecco, questo l'avevamo già visto all'anteprima lì, che avevano mostrato. Questo è Emer, eccolo. Bellissimo Emer. Ho capito, perché l'avevo visto anche nel teaser quella cosa del glitch lì. I'll handle this. Just wait here. I'll be back. I promise. Perché quello che si vedeva erano i soldati della Gun, a meno che non avesse proprio uno spiraglio di futuro. Però non lo so. Oh mio Dio, che figata, mamma mia. Eccolo. Stava pestando Gerald. Ecco qua il combattimento, mamma mia, che figo. Eh sì, le luci sono piuttosto forti, c'è molta vibrazione di colori. Però sono stati intelligenti da non utilizzare il rosso acceso, hanno utilizzato un arancione. Se no sarebbe stato peggio. Mio Dio, un'armata di Gun! Storm the Ark. Destroy all evidence. But it's too soon. It's happening too quickly. Ah, quindi lo sapevano già? Non ho capito. Cosa? Ok, non è un flashback. Oddio.
Professor, we must... No, vabbè! Cioè, lo sta rivivendo! No, vabbè, ma sì che lo vuole male, questo povero riccio! Ma povero! Povero Shadow, a rivivere i traumi! Oh no, Maria! Oh mio Dio! Ah. Present day! Ma che? That was no mere nightmare. And it all began in view of the Ark. Ok, questa la luna era stata distrutta ai tempi, quindi per fortuna l'hanno mantenuta sta cosa. No, that can't be. I need answers. Bella comunque la luna così è rimasta. Oddio. Ok, qui stanno facendo vedere i video lì. Ok, questo qua è il boss, mi si era visto anche. Biolizard. Oh mio Dio, c'è... Sono curiosa perché io ho visto anche una teoria di un ragazzo su YouTube americano, adesso non me lo ricordo, però una teoria molto interessante su questo gioco, ovvero che... Allora, aspettate, diamo un'occhiata. Ok, questo qua è solo il video che avevano mostrato e basta. Ok. Allora, adesso lo rivediamo e poi vi traduco quello che stavano dicendo. Allora, la teoria di questo ragazzo molto interessante, perché noi, Sonic Generation, il gioco, c'era già stato prima. L'avevano fatto uscire ai tempi. In quel gioco noi incontravamo tutti i nostri amici, quindi gli amici di Sonic, tra cui Shadow, e con Shadow tu... facevi il livello del suo, diciamo, della sua boss battle. Finito lì, quando appunto Sonic e Classic Sonic capiscono che i villain dietro a tutto questo sono ovviamente i due Dottor Eggman con il Time Eater, arrivano tutti quanti a fare da cheerleader, che dicono sì, vai Sonic, sconfiggi sti deficienti, e fine. Ok, la teoria di questo ragazzo dice che quel Shadow lì è di quel generation, di quel periodo cronologico. Invece Shadow di Sonic è Shadow Generation, è un altro Shadow, nel senso, perché poi spiegherebbe un sacco di cose, nel senso, allora, immaginate una linea temporale, ok? Una linea cronologica, ok? Mettete prima Sonic Generation, il primo, quello base, quello vecchio, ok? Poi ci sono tutti gli altri avvenimenti, quindi Sonic Forces, Sonic Frontiers, ok? Quindi Sonic Shadow Generation viene dopo, ok? Gli avvenimenti partono dopo. E quello è... e quel momento temporale c'è il nostro Shadow di questo gioco, ovvero quello del presente. Ecco, no? Per via del Time Eater noi stiamo giocando, utilizzeremo non lo Shadow del passato di Sonic Generation che Sonic incontrava per fare la boss battle, ma è lo Shadow di adesso, ovvero dopo gli avvenimenti di Frontiers, dopo gli avvenimenti di Forces, Frontiers. Questo spiegherebbe perché in Sonic Shadow Generation ci sono livelli di Forces, perché l'abbiamo visto nel trailer, e Chaos Island, quello di Frontiers. Spiegherebbe un sacco di cose. Perché farebbe strano che tutti gli avvenimenti che noi vedremo in Sonic Shadow Generation siano dello Shadow del gioco base Generation, perché lì è praticamente una boss fight e poi dopo va a fare il tifo per Sonic.
Cioè, sarebbe strano che lui deve risolvere tutte le questioni con Black Doom e poi, ok, finito lì, vado a fare il cheerleader lì. No, invece l'idea di questa teoria qua, di questo ragazzo qua, è molto più interessante, molto più articolato e c'è più utilizzo del Time Eater perché in Sonic Generation, nel primo gioco, il Time Eater è un nemico qualsiasi, non ha nulla di che. L'unica cosa che si vedeva è che ha preso il Sonic del passato e fine. Invece, pensando appunto che il nostro Shadow è quello del presente, lì, quindi dopo gli avvenimenti di Forces e Frontiers, è ancora più interessante perché ci fa vedere il vero potenziale di questa creatura qua che ha trovato il dottor Eggman dopo Sonic Colors. Quindi, sì. Mi piace come idea anche perché adesso rivediamo un attimo gli episodi. Vedete, questo io all'inizio pensavo che sia soltanto un flashback di come sono avvenute le cose, almeno dal teaser mi è parso così. Invece no, è Shadow che lo sta rivivendo. Ecco, questo è il present day, ok? Questa è la luna che aveva spaccato il dottor Eggman in Sonic Adventure 2. E lui ha bisogno di risposte perché all'improvviso lui ha questi ricordi qua. Ma perché? Perché all'improvviso gli sono scattati? Perché io vi ricordo che in Shadow the Hedgehog, il gioco, lui, dopo aver capito diciamo, il suo ruolo nel mondo, c'è proprio una scena di lui che vede la foto di Maria e Gerard e lo lascia dietro di sé. Nel senso, ok, vado avanti con la mia vita. Quindi va bene che abbia ancora dei traumi, perché i traumi non è che passano subito, però mi fa strano che all'improvviso gli arrivano di nuovo i ricordi così, in modo così forte, anche violento, diciamo, perché stava impazzendo, avete visto, ha spaccato anche un albero. Quindi c'è un motivo, bisogna capire, adesso bisogna, poi vedremo nel gioco, vedremo di capire perché gli stanno capitando queste cose, perché Black Doom è tornato. Forse Black Doom, questo Black Doom viene da un'altra timeline, non lo so. Adesso rivediamolo e proverò a tradurre. Comunque io vi consiglio di andare sul canale di Evil Sefi, bravissimo ragazzo che è un amante di Sonic e che porta un sacco di gameplay di Sonic. Seguitelo assolutamente perché lui è bravissimo, è un pro. Lui ha fatto le traduzioni in italiano. Se volete andate da lui, perché secondo me io non l'ho visto perché non volevo spoilerarmi l'episodio, però secondo me avrà fatto un lavoro eccezionale perché già stava anche facendo le traduzioni del gioco di The Murder of Sonic the Hedgehog. Adesso non mi ricordo il titolo, quello giusto, però quel gioco lì che era uscito durante il Pesce d'Aprile, veramente un bellissimo Pesce d'Aprile. E vi consiglio di andare da lui se volete vedere questo episodio con i sottotitoli in italiano. Io intanto comunque proverò a tradurre le cose qua, se per caso qualcuno sta guardando il mio video. Allora, iniziamo. Perché ci sono cose che mi sono veramente piaciute in questo episodio, anche se breve, però mi è piaciuto un sacco. Lo faccio vedere. Ok, bellissimo l'inizio, perché all'inizio io credevo che stessero già scappando dalla gana, invece non è così. Cioè, bellissimo perché sembrava, invece non è così. What's wrong? Ok, praticamente gli dice: sbrigati, devi vedere questo. What's wrong? Che succede? Niente, guarda. It's lights. È luce. È You can l'aurora only see them from boreale. certain latitudes down there, but up here we can see Maria. Ho apprezzato questa scena perché nei giochi, quando ho giocato a Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog, non
non veniva mostrato, comunque non veniva esplicitamente detto la cosa che lei è malata. Lei ha una malattia incurabile e per questo Jared ci sta lavorando. Bellissimo che hanno fatto vedere un pochettino che lei veramente sta male. E lei è carinissima, lei, cioè lei è molto, molto simile a Amy. Cioè, no, nel senso non che è una stalker psicopatica, no, 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 ma a livello di quella classica ragazza lì dolce, carina, che gli piacciono queste cose e è molto simile. Cioè, io me lo immagino anche Amy che faccia così. Cioè, se lei non avesse mai visto l'aurora boreale e lo vedesse, lei proprio romantica, e la vedo anche in Maria. Cioè, per questo per me Amy è importante in Sonic Adventure 2, veramente. Qui poverina che voleva mostrare a Shadow l'aurora boreale, perché Shadow non lo sa, lui non c'è mai stato sulla Terra, lei invece tutta contenta lì e si è sforzata un po' troppo, povera cucciola. Thank you. I just pushed it a little. That's all. The low gravity here only keeps your condition in remission. You should know better than to exert yourself. I know. You're right. But what? Aspettate, perché non ho capito. Dice la gravità, cioè nel senso il. Aspettate, In remission, you should know. eh. Ok, Thank you. grazie, ok. I just pushed it a little. Mi sono That's sforzata un all. po' The low gravity troppo. here only keeps your condition in remission. Ok, qui dice che il fatto che si trovino nell'Ark permette di, diciamo, tenere sotto controllo un po' la sua malattia. Forse per questo lei non può andare sulla Terra. Quindi non l'ha portato. Quindi Gerard non ha portato con sé Maria solo per averla vicina. Da curare da vicino, ma proprio per la. Forse per l'aria, qualcosa del genere, magari fa fatica, non lo so. You should know better than to exert yourself. I know, you're right. But when it comes to the beauty of the earth, I can't help myself. È molto Amy, perché anche lei quando vede una bellezza così è. Cioè, è troppo. Perfetta, veramente, hanno veramente scritturato bene Sonic Adventure 2. Rimane uno dei miei giochi a livello di trama preferiti. È il più bello mai scritto, secondo me. Can't wait for the day when we can finally return. No, che carina. Lei sta dicendo che lo so, però è troppo bello quello che sto vedendo e non vedo l'ora di riuscire a tornare sulla Terra. Io Created here. I sono don't know stato if there's a creata. place for Io me sono on stato Earth. creato qui. Professor Gerald made me the ultimate life. I don't Aspettate. know if there's a place for me on Earth. No, cucciolo, dice, io sono stato creato qui. Non so se c'è un posto per me. No, e beh, ci sta, povero. È un po' alla Mewtwo lui. Professor Gerald made me the ultimate life form. I should be the key to all manner of medicines. Questo è Curing you. importante. Il professor Gerald l'ha creato proprio per come cura per Maria. You and grandfather are doing your best. I'm State just as facendo il happy to vostro spend time meglio. with you here while you both research. Aspettate. Grandfather are doing your best. I'm just as happy to spend time with you here while you No. both research. Sta dicendo che sia il nonno che Shadow stanno facendo il possibile, il meglio per appunto curarla e lei è felice di stare con loro. Cucciola. Ecco qua. Qui è dove appare Emerald. Ok, esperimento di arma. Che è uscito fuori e ora sta facendo casino. Ok, si sta dirigendo verso il laboratorio del.
del nonno. Questa scena qua bisogna capire. Qualcuno gli sta facendo ricordare i ricordi. Vedete? Aspettate, eh. Vediamo se riesco a fare pausa. Guardate. Questo dimostra che non è Shadow, questa, cioè nel senso non è un ricordo normale. Qualcuno gli sta facendo forzatamente ricordare il suo trauma. Questo glitch, cioè io lo so che il nemico è Black Doom. Non è che c'è il ritorno di Infinite, perché il glitch è suo. Lui c'aveva il potere del Phantom Ruby. A meno che non sia The End, perché comunque The End e il Phantom Ruby sembrano essere collegati in qualche modo. Perché comunque una realtà virtuale, perché cyberspazio alla fine è quello. Non lo so. Se è così, io sarei contenta, perché anche se non sono grandissima fan di Yefin, Yefin comunque sa scrivere, e lui, io so che lui voleva da tanto tempo riscrivere Infinite. Infatti lui, infatti chi segue i fumetti di Sonic, l'IDW, può notare che dopo gli avvenimenti di Forces, ovviamente non legato ai giochi, anche se dicono che è tutto canonico, però è una cosa separata, ok? E per forza, perché non avrebbe senso per me. E comunque gli avvenimenti di quel fumetto partono da dopo Forces. E io so che Ian Flynn voleva mettere di nuovo Infinite e riscriverlo bene. Solo che per qualche ragione Sega non l'ha permesso. Il Sonic Team non ha voluto dargli Infinite. E per un sacco di tempo il gioco per Android e per la, quel gioco, cos'era, Sonic Forces Speedruns, che era uscito ai tempi quando è uscito Forces, per anni non potevano mettere Infinite. Non avevano il permesso, solo dopo hanno potuto mettere Infinite come personaggio giocabile, e poi hanno fatto anche la skin di mago malvagio. Però il fatto che prima Sega non avesse dato il permesso vuol dire che avevano dei piani per lui. Per questo io in Frontiers speravo un suo ritorno, invece non è stato così. Quindi veramente, se davvero c'è Infinite ed è scritto da Dio, per favore me lo dovete rendere psicopatico, perché è quello che si vede in Sonic Forces un minimo. Io sono contenta, perché è un personaggio con un design interessante, a mio parere, con una storia sprecata. Quindi io spero che salvino anche lui, come hanno fatto per Silver, che si trovava in un gioco brutto. Lo hanno ripreso per fortuna, quindi spero anche per Infinite. Cioè, vedete, tutto glitch rosso poi. Che spettacolo sto episodio. Ci penserò io. Aspetta qui. Tornerò. Te lo prometto. Emerl è impazzito perché la Ganna stava utilizzando in malo modo Emerl. Utilizzando, sfruttandolo come un'arma, appunto. Che poi mi pare che sia veramente un'arma. E io penso che quest'arma qua è stata creata dagli antichi, ovvero gli antenati di Chaos. E poi ci sono anche varie teorie sugli antichi. Aspettate. Allora, qui c'è il combattimento, vedete che adesso cambia? Ecco, vedete? No. This isn't right. Questo è sbagliato, non
The soldiers. They storm the Ark. Destroy all evidence. But... vedi... aspettate, fatemi sentire. The soldiers. Aspettate, aspettate, devo sentire quello che dice... No. La Gunn. This isn't right. This is the Guardian Units of Nations. Prepare to be boarded. The ok, qui non avevo capito all'inizio, perché qui appunto c'è, che cavolo, un esercito di Gunn lì, che dice praticamente noi siamo la Gunn praticamente e stiamo preparando per atterrare. Shadow qui dice... Soldiers. They storm the Ark. Destroy all evidence. But it's too soon. It's happening too quickly. Ok. Qui sta dicendo, oddio, la Gunn, vogliono distruggere le prove, ma è troppo presto. Lui sta, non riesce, qui c'è qualcosa di timeline sbagliato. Perché dice questa frase qua, no, è troppo presto? Perché vuol dire appunto che loro molto dopo di quello che è successo con Emer vanno a distruggere le prove. Non è subitissimo, infatti qua il povero Shadow non riesce a capire, perché pochi minuti fa stava combattendo contro M e poi, oh cavoli, subito la Gunn, così, troppo presto. Ecco qua. Allora, io vorrei dire una cosa su questo, questa scena è bellissima, ma vi posso dire... che soltanto in Sonic Cats, ovviamente giapponese, hanno fatto capire come è morto, come è stato giustiziato il nostro Geralt. A furia di fucilate. Soltanto lì. Sonic Adventure 2, il gioco, non l'hanno fatto vedere, sentire il suono. Qui non ce l'hanno fatto vedere. Perché mi sa che sarebbe stato un po' troppo. Ma in Sonic Cats, l'anime, l'hanno fatto. Veramente si sente tutto lo sparo lì con Eggman e gli altri che sono stati da testimoni. Cioè, nel senso, ovviamente non erano lì 50 anni fa, ma nel diario, diciamo, digitale di Geralt lì, non nel diario, scusate, il video che avevano registrato alla Gunn per la sua sentenza di morte, loro l'avevano visto. Cioè, immaginate il povero Eggman che adora suo nonno vederlo fucilato vivo. Assurdo, bruttissimo, bruttissimo. Professor, we must... queste scritte qua che vedete si trovano anche in Sonic Adventure 2 Prison Lane, perché è lì che venne portato il professor Geralt e lì continuò il progetto Shadow. Cioè, guardate! Cioè, la realtà è tutta stravolta. Effettivamente, quando ho visto i trailer di Shadow Sonic e Shadow Generation, comunque si vedevano zone un po' distorte, la città un po' più distorta. E qui conferma che qui ci fa vedere che probabilmente la Gunn l'ha sparato proprio al cuore. Cosa che dice Maria? Non l'ho capito, però vabbè. Cos'è sta roba? Di chi sono ste mani? Di chi sono ste mani? Ah, sei tu, Black Doom, scusa. Ho visto adesso che sono tre. È Black Doom. In teoria dovrebbe essere Black Doom. Oddio, oddio. Ok. Qui con il caos. Questa cosa qua... Ah, è tre occhi. Sì, è Black Doom, è Black Doom.
Ok, come avete visto, Shadow, adesso nel film di Sonic 3, non so, non credo che lo faranno, cioè diranno che Shadow avrà dei poteri così, ma in teoria, per chi non lo sapesse e continua a fare confusione, Shadow può utilizzare il Chaos Spear, il Chaos Blast, altre robe del Chaos, solo se ha almeno un Chaos Emerald in mano. Se no non può farlo. Infatti, come si è visto qua, hanno fatto vedere che c'ha un Chaos Emerald e lancia una Chaos Spear. That was no mere nightmare. And it all began in view of the Ark. Tutto è cominciato dall'Ark. Could he have survived? No, that can't be. I need answers. Ah, si sta chiedendo se è sopravvissuto Black Doom. Fatemi se risentire, scusate, l'inglese non è il mio forte, forse avrei dovuto vedere video di Evil Sefi, però dovevo chiedere permesso prima di tutto, però non ho avuto tempo. Nightmare. That was no mere nightmare. And it all began in view of the Ark. Could he have survived? No, that can't be. I need Ho answers. bisogno di risposte. Ok, penso che si riferisse a Black Doom. Anche sta roba di questo glitch qua. Comunque, niente, questo è quanto. Bellissimo questo piccolissimo episodio. E grazie a Dio hanno mantenuto coerenza per quanto riguarda la luna, perché se no finivano come Dragon Ball, perché in Dragon Ball hanno spaccato chissà quante volte la luna, ma la luna in qualche modo è risuscitata. Qui per fortuna hanno mantenuto che la luna è spaccata in due, e se volessero la luna intera possono sfruttare quell'episodio di Sonic X dove ci ha pensato Eggman a ricostruirla da capo. Però figata anche a livello estetico, molto molto figo con questi frammenti, anzi è molto più realistico così, devo dire. Adesso io non sono una scienziata, non me ne intendo di astronomia lì, anche se amo l'astronomia. Però il fatto che si vedono questi frammenti qua ancora lì presenti, che diciamo tra virgolette svolazzano in cielo, ci sta molto più senso, se no gli altri pezzi dove sono andati a finire? Quindi molto figo, molto molto figo. Sì, bellissimo. Allora, io ho parlato anche abbastanza, quindi ci facciamo gli ultimi saluti. Ok, questa è stata la mia reaction, anche diciamo analisi del primo episodio di Sonic Shadow Generation Dark Beginnings, veramente figo, molto interessante. Caspiterina, mi sta mettendo in hype per questo gioco, sono veramente curiosa. Mio Dio! Il fatto che abbiano anche Ian Flynn, questo aiuta veramente tantissimo. Veramente, quindi cioè l'unico de scrittore decente, perché gli ultimi avevano fatto schifo, specie quelli che hanno scritto Forces e Lost World, cioè che schifo erano. Invece Frontiers è stato più figo, più serio, e questo mi sembra anche altrettanto serio, perché ritornare a trattare un po' il trauma di Shadow, infatti lì c'entra di sicuro Black Doom, però bisogna capire come, tralasciando appunto i Sonic Twitter Takeover, come ha fatto, cioè nel senso, ok, mettiamo in caso che sia sopravvissuto, ok, lo sappiamo, è sopravvissuto Black Doom, ma come ha fatto, cioè con quale potere sta utilizzando per fare tutto quello che abbiamo visto nei trailer? Di portarlo in quella città distorta e cose così, perché poi abbiamo visto che aveva anche una forma diversa Black Doom. Non lo so, sono curiosissima. Non vedo l'ora di vedere gli ultimi due episodi. E
E poi devo anche cercare di capire cos'era quel bonus che hanno quelli che compreranno il gioco per la PlayStation. Spero che qualcuno lo carichi, così andrò a reagire anche su quello. E niente, questo è quanto. Io ringrazio per la visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.